Cinquecento alcuni gesuiti santi, quando ancora i gesuiti erano santi e cattolici, hanno evangelizzato il mondo intero, hanno evangelizzato anche il Giappone. Poi è cominciata la persecuzione. Hanno cominciato ad ammazzarli, c'è una serie di martiri giapponesi straordinari che sono stati uccisi, crocifissi, e mentre erano crocifissi e soffrivano, cantavano e lodavano Dio. E hanno meravigliato anche molti giapponesi, anche samurai, che hanno detto: io questo tipo di eroismo davanti alla morte, morire in quel modo, anche come samurai, non ce l'ho, vorrei diventare anch'io come questi. E in effetti si sono convertiti. La persecuzione si è fatta così dura che hanno estirpato completamente i preti, li hanno ammazzati tutti. E per 200 anni in Giappone i cristiani che c'erano sono rimasti senza sacerdoti. Gli era stato promesso che li avrebbero riconosciuti i sacerdoti quando fossero tornati da alcuni elementi, e fra questi ci sarebbe stato il celibato. A proposito di celibato dei preti, che adesso dicono no perché c'è tanto bisogno, bisogna fare i preti sposati, tutte queste sciocchezze qua, che creano più problemi che altro. Basta guardare in certe chiese ortodosse dove ci sono i preti divorziati, risposati, i preti che hanno figli di qua, di là, macello, insomma, lasciamo perdere. Ecco, allora, 200 anni la Chiesa in Giappone ha resistito anche senza sacerdoti ed era più viva che mai. Quando sono arrivati i nuovi sacerdoti, i nuovi missionari, hanno trovato una Chiesa vivissima, allegra, piena di gioia, piena di desiderio di evangelizzare. I bambini venivano battezzati, perché il battesimo lo possono amministrare anche i laici. Le mamme, le nonne, i nonni trasmettevano la fede, insegnavano il catechismo, e quindi la Chiesa può vivere anche, diciamo così, può vivere anche senza i sacerdoti. A volte qualcuno si dispera perché dice: ah, ma la Chiesa adesso è un disastro, è tutta traditrice, e c'è l'eresia che è arrivata fino ai punti più alti, eccetera, eccetera. Va bene, condivido pressoché tutto. La fede che abbiamo ricevuto è una fonte inesauribile, perché viene da Dio, non dipende dagli uomini. E quindi anche noi abbiamo il dovere di evangelizzare. Noi siamo Chiesa, noi siamo parte del corpo di Cristo, abbiamo il dovere di testimoniare l'amore di Dio e di proseguirlo. Possiamo fare moltissimo bene al mondo e moltissimo bene alla Chiesa. E se ci sono i sacerdoti che si perdono, i sacerdoti che hanno delle idee teologiche sbagliate, pazienza, noi facciamo il bene che possiamo fare. Ricordo che Giampaolo Barra, il direttore del timone, mi disse una cosa che mi ha colpito moltissimo: noi abbiamo il dovere di difendere il metro di trincea dove siamo. Che poi alle nostre spalle i generali tradiscano, si mettano d'accordo con il nemico, che nella trincea dall'altra parte facciano qualcosa di diverso, pazienza, davanti a Dio io ho un dovere, il mio metro di trincea. E qual è il mio metro di trincea? La mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro, il piccolo ambito dove io posso evangelizzare e mostrare al mondo che Cristo è la vita, che Cristo è la gioia.